Prima dei furti era così. Poco dopo si presentava in questo modo. Siamo ad Abbiategrasso, insieme ai genitori di Luca Sterenghetto, scomparso nel 1999 in un tragico incidente stradale. Sepolto nel cimitero di Abbiategrasso, sulla sua tomba sono 20 anni che si verificano dei furti. Lo denunciano i suoi genitori, esasperati da una situazione che sono arrivati persino a denunciare alla polizia locale cittadina, ma senza ottenere finora la giustizia che chiedono venga fatta. Rubano i fiori sulla sua tomba, ma non solo a nostro figlio, a mio padre che è sepolto a 20 metri da lui, a due ragazzi giovani, che un ragazzo è morto in un incidente e l'altra ragazza purtroppo per una brutta malattia. E questa mattina sono venuta a sapere che un'altra signora ieri hanno rubato una pianta, quindi è un continuo. Sono 20 anni che noi facciamo queste denunce, sono rimaste inascoltate, nessuno le ha prese in considerazione, c'è molta omertà in queste cose. Ci sono le telecamere in entrata e in uscita, però a quanto pare non funzionano e andiamo avanti così. Mi sono sentita dire l'altro giorno che l'unica soluzione è quello di riesumarlo e portarlo via, e lo porteremo via ad Albairate nella tomba di mio suocero. Siccome l'anno scorso, e infatti nella denuncia l'abbiamo segnalato, ci hanno portato via una pianta uguale a questa, allora mio marito ha ben pensato di forare il vaso, legare la pianta e ancorarla a questo chiaro, sperando sempre che rimanga qua, che non ci sia qualcuno che arrivi con qualche oggetto e tagli e ce la porti via. Questa è l'altra ragazza, la figlia di una mia amica. Settimana scorsa gli hanno svuotato tutto, due giorni prima di Luca, domenica altre piantine, e mio marito è arrivato al punto anche qui di ancorare la pianta al monumento. Anche lui ha dovuto ancorare questa bella pianta al monumento. Questo è mio padre e mio fratello, anche loro subiscono lo stesso trattamento delle altre tombe. C'erano dei vasi di fiori di petunie, ce li hanno portati via, adesso abbiamo messo qui questa pianta che purtroppo settimana scorsa la grandine l'ha rovinata, abbiamo lasciato lì solo quella, anche lei è ancorata per paura dei furti.